Ma mettiamo da parte Danpei e gli automi e tutto per ora. Aspetteremo di avere altri nemici presi, in modo che appunto poi possiamo creare più automi. Due posso tenere, però sì. Adesso bisogna capire anche se ce ne saranno altri di ampolle. Anzi, magari. In teoria sì. In teoria. Ah, super tessera viene messa qua. Quindi forse ce ne sono altre e qua c'è altra roba ancora. Qua ci sono le bombe, sicuro. Questo non so perché di livello 3 me la mette in giallo. Potrebbe essere un potenziamento massimo. Allora, voglio mettere un attimino di rupie qua per potenziare, per espandere gli accessori. Fammi brillare. 300 per ora ce l'abbiamo. Che poi in teoria forse possiamo fare anche un prossimo. Ma adesso vediamo, perché gli accessori non ne abbiamo così tanti da mettere contemporaneamente. Che possono servirci, ecco. Ancora più rupie. 500, potrei fare anche quello. Però per ora. Anzi, tra l'altro non li stiamo neanche mettendo. Adesso che ci guardo. Cos'è che era? Potenzio lo scatto al cavallo. Salto più in alto. Questo è il nuoto, non mi interessa. Appare più energia. Difesa massima. No, ok, basta. Sì, avrei messo questa dell'energia, ma direi che va bene così. Così abbiamo cuori salto. Salto non deve essere malaccio, eh. Allora, dove andiamo? Perché abbiamo questi tre. Io, già che sono qua, andrei qua in basso. Cosa c'è qua in basso? Firone. No? Che dite? Perché se no avevamo iniziato il Monte Morte l'altra volta, un po'. Abbiamo visto quel frammento di zona. Ma alla fine chi se ne frega, cioè, li facciamo tutti, via, tanto. Prima o poi. Andiamo qua. Cioè, si taglia un botto ovunque. Eccoci. Easy. E c'è già un tizio. Potevamo prenderlo questo l'altra volta, l'avevamo visto. Vabbè, infatti ho detto, dai, magari mi teletrasporto anche lì. Giungla di Firone è di là, sì. Bentrovata per ordine del resto, investigando le aree in cui sono apparsi gli squarci. Mi sto addentrando un po' nella giungla di Firone e devo dire che è una regione che incute timore. Pullulo di mostri che danno scarica elettrica al minimo tocco ed è abitata da un popolo bizzarro e misterioso. In altre parole, sembra che le voci siano tutte vere. Se intendete avanzare ugualmente, principessa, fatelo con la massima cautela. Eh sì, perché anche c'è coso. Firodra. Questo però è d'acqua. Adesso è un nemico d'acqua. Dioggiate, vero? Vai. Sì, questo ce l'ho già. La musica è molto giunglosa. Strana. Chissà se ci sono anche quei cosi. Come si chiamavano? Quelle specie di bue. Quello è nuovo, eh. Quello è livello 2, mi sa. In questa zona sono aperti molti squarci. Andiamo a controllare prima quello grande. Andiamo in giro. Quella rana? No, beh, ma che figata! Aspetta che l'ammazza, vai! Mi sa che sta rana chiama la pioggia? Ha chiamato la pioggia e ha fatto ingigantire lo zol? Rana sgocciolina, credo di sì. Potrebbe essere una strategia? Far chiamare la pioggia per far qualcosa?
Ui. Mamma mia, ma che roba brutta che c'è in giro. Bravo. Vabbè, ma tanto è tutto nuovo qua. Heiji. C'è un fungo in testa? Ah, si era nascosto nel fungo. Si era nascosto nel fungo quel robo. Ma sì, dai, ci andiamo dopo là sotto. Fa lo stesso. Te sei buono, ok. No, chiedo. A vederti non sembra un cespuglio d'eco. Dal tuo aspetto credo che tu non sia di queste parti. Se hai domande da fare posso risponderti. Dove mi trovo? Giungla di Firon, un luogo poco amichevole, addirittura pauroso. Qui i più deboli vengono sradicati e spazzati via in un attimo. Hai qualche altra domanda? Sì. Nei cespugli d'eco siamo tipi svegli, sempre avanti rispetto ai tempi. Insomma, dei tipi tosti. Ma abbiamo anche un animo gentile. Modeste a parte, siamo praticamente perfetti. Ok. Ah, c'è Spuglio qua vicino, fa lo scherzetto di sotterrarsi. Se vuoi parlare basta afferrare e tirare fuori dal terreno. Scusa. Mi è sradicata da Dimitri, puoi anche farmi qualche domanda. Mostri rana elettrici, l'ultimo in modo. Cosa vuoi parlare? Mostri rana. Rane sgoccioline. Grazie, dove iniziano a piovere. Lo piace sempre la benvenuta. Non che il massimo deve... Vabbè, che infatti a Firone piove sempre. Mostri elettrici. Buzz Blob. Quelli non li abbiamo ancora. Ah, sono quelli che mi dicevano. Li Zol. Sempre carichi di energia, è meglio non toccarli. Però loro, sono a loro modo carini. Ultime mode. Della roba scura frastagliata. Nel senso di che andiamo matti per lo zucchero filato che viene da quella roba. Se lo vuoi provare devi andare al Club Dolciotto, nell'area nord della giungla. Roba frastagliata sarebbe lo squarcio. Cos'è sta cosa qua, mo? Allora, là c'è il villaggio, l'ho visto. Oh, salve. Sì, tra un po' saliamo anche di livello. Fec. Mi sto già perdendo in giro. E vabbè, è impossibile. Ah no, sono i ciuciù. Questo raga è il ciuciù di Link's Awakening. È il Buzz Blob? Ma non si chiamavano così. Non si chiamavano così. No, vabbè, raga, ma cos'è un Lizalfos? Queste sono le candele? In serio sì. No, 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 raga. What the fuck? Ma quanta gente c'è? C'è un botto di gente nuova. Quello Lizalfos là. Piccolo goma. Vai. Vai più indietro. Bravo. Più indietro, più indietro. Oh, bravo, è sceso lui. Ti prego. È un Lizard. Un Lizard Force base. Ok. Bellissimo, cacchio. Bellissimo. Non c'erano i Link's Awakening, non è... No, però c'erano. Cioè, in teoria ci dovevano essere, ma non c'erano. Questo come mai? Sì. Che cos'è? Un'arena? Un'arena di qualcosa? Lo so che posso andare a scavalcare le pareti e tutto, però... Ah, anzi, aspetta un attimo. Qua... C'era... Ricordiamoci.
c'era una cosa di... come si chiama? Ragnatele. Solo che pioveva e mi sa che vanno bruciate quelle cose là. Ok, buono. Beh, no, mi piace un sacco già sta zona con tutti questi nemici nuovi. Ogni volta, cioè, arrivi in un posto e trovi dei nemici nuovi. Sì, lo so. Timbri per tutti, riempito un'altra tessera, ecco a te. Ok, 3 uova dorate. Mi riempi di gioia. E io che volevo sentire la trepidazione del nuovo timbro, cioè, mi rimetterò a darti una nuova tessera. Numero 3. Per esperti. Non lo farò. Questo vuol dire che sono altri 15 timbri? Però no, il coso d'acqua non combatte. Altri 15 timbri da prendere. Ok, questa rallenta. Teniamolo da mente per in caso. Se vogliamo usarlo anche. Credo che lavori così. Quello sta annegando. Arrivo, Boh. Guarda, vado a prendermi anche quel frammentino là e poi andiamo avanti. Mi sa che non si farà viva. Ti interessa la roba scura frastagliata? Qui ce n'è un po', ma ce n'è molto vicino al club Dolciotto a nord. Ma te no? Cioè, ti sta bene? Va bene. Vuoi star lì. Allora, vado a prendere un attimino anche quello là. Che è successo? Non so, è scoppiata come l'altra volta. Vabbè. E allora vado a prendere appunto quella zona e ce la togliamo. Oh, bello, col salto. Col salto così diventa un pochettino più facile muoversi ovunque senza dover usare le robe della spada. Ok, chissà se in mezzo agli alberi. Bravo. Foresta di Meridia. No, qua siamo tornati anche indietro. Sì. Questa è la zona dietro. Combatti tu, Se vuoi. Ok. Guardalo! Come schiva! No, niente, come l'ho detto. Devi tirarlo il boomerang. Il boomerang lo tiri. È un giocatore di FPS comunque. Guarda, è incredibile, doppietta. Cioè, fa tutte le schivate in salto. Potentissimo. Vai. Bravo, un altro. Olè. Riposo. Io non ho subito danni. Non capisco se non subisco danni o se sono talmente ridotti che vanno a zero. Se sono... magari già di base sono mezzo cuore o un cuore, vanno a zero. Mamma mia. Ah no, è perché non stavo guardando, c'ho la fila sotto, è vero. Mi ero scordato di avere due file adesso di cuore. Vai. Servirebbe se ci fosse, sarebbe carino, un amuleto con lo spin che fa danno. Tipo Paper Mario. Facciamo un po' Paper Mario con lo spin. No? Per evitare, come si chiama? Tocco letale? No, cos'è che era? C'erano le teste. No? Tesserina. Tocco shock. No, non era tocco shock. Quello l'ho preso? Faccio sapere se l'ho già preso. Ah no, c'è il timbro sopra se l'ho già preso. Cioè, se non l'ho preso mi sa che c'è il timbro sopra, vero? Boh,
Abbiamo fatto il giro. Bene. E tutto quello per quale motivo l'ho fatto, quindi? Perché sono passato da là sopra? C'era un accampamento? E basta. Vabbè. Facciamoci i cacchi nostri. Voglio andare di là, eh. Prima che mi scordo di queste. E... qua che piove. Piove per un motivo o perché c'è questa che canta? Vediamo. Cioè, se l'ammazzo... Smette? Ah, lui si raccende. Ah, proprio in automatico. Non ammazzarlo, eh. Va bene. Vai. Sembra un cacchio. No. Non c'è un cavolo. Questo sì. Rupie. No, neanche, va bene. Ok. 5.000 isolanti si chiama? Ho capito. E basta. Quella zona là l'abbiamo pulita. Poi purtroppo ci sarà sempre il pulita in... pulita quanto? Come fai a essere sicuro di averla pulita? Oh, qua non ce l'avamo andati. Mi ero già scordato. Tutto, raga, bisogna segnarsi tutto. Oh, oh, l'ho visto. Cioè, quando becco qualcosa... Devo segnare... Quella è una statua? Allora, sicuramente è un labirinto. Te sei una statua di quelle che si muovono quando le tocco? Oh. Neanche quando le tocco. Come si chiamano? Armoros? Armos. Allora qua un attimino... Ho controllata la zona, eh. Allora, io vengo dal di là. Aspetta, scusa. Ce l'abbiamo. No. Non so se è anche sott'acqua. O se semplicemente nuoti meglio sopra. Però... Fakers. E... Puoi girarti per favore? E dai! Non mi fa passare? Aspetta, 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 facciamo una cosa. Lo fa o no? Oh shit! Non lo fa. Cioè, forse è proprio una roba dello scudo. Lo scudo evita che possa spawnare della roba oltre. E io in dove vado? Sto pensando, eh. Sto pensando perché non posso lanciargli qualcosa di là.
E deve essere qualcosa che non annega, ovviamente. Però l'unico è lui che c'ha quella bomba. Knidiri. Non si gira. Non si gira. Mi sa che o c'è un altro giro da fare. C'è un'altra entrata. Probabilmente. C'è un'altra entrata, lì arrivo da dietro. Il problema è dove? Nascosta, tipo da qualche parte. Bisogna controllare bene. Ci penseremo, anzi. Aspetta. Segniamo. Che non si sa mai. Magari togliendo anche quello. Togliendo queste no? Boia. Tanto io adesso voglio arrivare al villaggio. No, non c'è un cacchio. C'era un ingresso di qualcosa. Ehi, oh, ehi, oh. Fate che chi tuoi, eh. Non mi ha dato. Ah, no. No, non mi ha dato. Non mi ha dato i cosi del potere. No, non c'è niente. Sì, in acqua ci abbiamo pochi. Vabbè. Vai. Mezzo metro d'acqua. Ma chi è? Te sei due. Piragna? No, non è due. Cioè il due di quell'altro in realtà sarebbe quello con la lampadina. L'avevamo già preso. Gopongonia? Gopongonia. Ok, non ho presente. Scusa. Sì, magari rompendo uno di questi squarci riusciamo a trovare il co. Ah, c'era una rupia infestata. Dammi pure. E io dove cacchio sono qua? Sopra devo andare io. Buoni, calmi. Va bene esplorare. C'è tempo e luogo per ogni cosa. L'ho già preso questo. Sì. Ah beh, qua è dove eravamo. Ok. Va bene. Salve. Quello lo zucchero filato. Che bontà, che dolcezza. Sì. Allora, il boss qua è un ragno. Ragnatele protetto da un mostro. Bah, io no, questo zucchero filato è davvero squisito. Quando quella roba scura frastagliata è apparsa nel club dolciotto ho avuto paura. Ma chi avrebbe mai detto che il ragno gigante che ne è sbucato fuori potesse produrre una simile alle cornie? Davvero ottimo, beh, non ci voleva molto capirlo, eh. Stanno mangiando le ragnatele, chissà che melassa si trovano in bocca.
Tu non vuoi assaggiarle, spero. No, posso farne a meno. È una tessera di iscrizione del club del Ciotto? No, non ce l'ho, te l'ho segnato, la serietà. Trazione esagerata mi dice che invece non è così. Ma è una cosa positiva o no, vero? Si può mangiare zucchero a volontà. Se non vuoi un po' di andare al club Dolciotto a nord. L'ingresso è per gli iscritti. C'è un collegamento. Tuo vestito, il tuo aspetto, so cosa sei. Una contadinotta. Ho una cosa da chiederti, contadinotta. Mi hai visto la pioggia? Qui nella giungla dei fioroni ci possiamo godere sia il sole che la pioggia. Negli ultimi tempi però ho notato una cosa. Comincia a piovere quando una certa creatura emette il verso. Non ne sono sicurissimo, devo assolutamente vederla. Che ne dici, collaborare per risolvere l'enigma? Hai detto enigma? Prova a cercarla dove piove. Sì, sì, ce l'ho. Aspetta. Andarla a trovare è un po' un problema, però ce l'ho. Ecco, mo' piove, è una giornata di merda. Sta piovendo, ha cominciato a piovere, ma appena sentito il suo verso. Quindi funziona, questo verso chiama la pioggia. Che scoperta sensazionale. Il genio che l'ha notata sono io. Proprio il caso di usare questa parola, genio. Come vuoi. Grazie per avermi invitato. Una mela. Non me ne facciamo niente. Ho 8, vabbè. Non sospetto era esatto, che soddisfazione. Bravo, sei contento? Mo' piove e basta. Fate smettere per favore. C'è la rana che fa smettere. Per favore, grazie. Dolcezze di questo negozio. Frullati vendono. A me non importa se frullati non vanno di moda, io me li godo lo stesso. Bravo, giusto così. È un peccato se devi chiudere, però insomma. Devi scegliere. Vabbè, ma sono i frullati normali. Sono i frullati normali, ma a sto giro non. Non dobbiamo dissotterrare il tizio. Ok, cioè non è sparso in giro. È proprio la sede. Ogni tanto qualche frullato lo facciamo, anzi. In realtà dovrei farne 10 per la quest. Per fortuna possiamo vederlo da lì. Cioè vedi la combinazione che cosa esce. E ti fai dei frullati. Per quello che... che facciamo poi? Vieni. Io spero che non ci sia una combinazione per ogni cibo. Cioè, col fatto di unirne due, non sono tantissime combinazioni, però ci sono molti cibi. Frullato sfortunato? Com'è sta merda? È torbido. Perché è uscita sta merda qua? Che poi adesso in realtà finché costano 10. Oh cacchio, aspetta, ma li sta contando? Mi ha dato un altro sfortunato. Perché? Cioè, bene o male te lo segna. Da quel momento in poi te sai che ti dà. Quindi il punto di domanda è perché non hai mai provato quella combinazione. Però ti dà. Se ti esce lo stesso risultato. Da lì in poi te lo segna. Vedi, questo è lo stesso, lo zero. Botto di roba. È un botto di roba. Adesso voglio vedere anche un attimino quanti ne abbiamo. Beh, vedi, no, ma sempre 2, 4, 6, 8 ne abbiamo fatti. Per ora mi accontento.